mi sono presentato. Allora, nella mia vita non ho mai frequentato chiese, però a Genova c'era un vecchio prete con cui andavo molto d'accordo. Si chiamava Don Andrea Gallo. Io ho sentito parlare molte volte in corte e dibattiti. E cosa diceva Andrea? Diceva sulla testa. Sulla testa, dove vi stanno portando via il futuro. Sulla testa, donne, riprendetevi la dignità. Sulla testa, gente. Ecco, io sono qui solo per dire grazie a Chiara, a Viola, a tutti i ragazzi e le ragazze dell'ex OPG, perché ci danno la possibilità per tirare su la testa. Purtroppo il loro appello non viene ricevuto da tutti. Io sono stata venerdì sera all'assemblea a Genova e per carità ci sono sempre gli appassionati del mugugno. Preferiscono che le cose vadano male, così si può mugugnare. Ho cominciato a circolare a Genova il manifesto. E c'è chi ha scritto è un miraggio nel deserto, però chi mugugna secondo me non è un problema, perché prima o poi si rivedrà. Per me il problema è un altro. A Genova venerdì non è intervenuto, non ha parlato nessuno dei centri sociali che abbiamo, cioè ci sono giovani, c'è una generazione che non ha mai votato. Chi ha smesso di votare può riprendere a votare. Chi non ha mai votato è più difficile. Ieri c'era sul manifesto un articolo che parla di tutte le facce dell'astensionismo, ma non parla di questa faccia che secondo me è la più grave. Ecco, quello di andare a svegliare, a conquistare, vorrei dire, i giovani che non hanno mai votato. Questa è la vera sfida che abbiamo. Abbiamo poco tempo e dobbiamo votare. Buon lavoro a tutti e a tutti.